Allora, appena finita Argentina-Islanda, faccio un video unico per la partita della Francia e la partita appunto dell'Argentina. E tutte e due le squadre non hanno fatto giocare titolari i giocatori della Juventus, né Matuidi per la Francia né Higuaín e Dybala per l'Argentina. Sinceramente, chi paga di più, sto mettendo sotto carica la telecamera, chi paga di più oggettivamente credo che sia l'Argentina, perché alla fine la Francia comunque è riuscita a vincere e con fatica, ma l'Australia, come ho detto oggi, anche oggi ho detto parlando a tavola, che anche l'Argentina non avrebbe trovato così facile, perché l'Islanda comunque è una squadra che è cresciuta tanto e che è ostica da affrontare, così come l'Australia, sono squadre che non è che sono l'Arabia Saudita, sono squadre già un pochino esperte. Però ecco, forse ci si aspettava un inizio migliore, soprattutto per Messi, dopo che doveva rispondere in teoria a Ronaldo, invece non ha risposto. Ronaldo veramente credo che stia ha stravinto la prima battaglia tra i due. Messi, tra l'altro, che costa all'Argentina probabilmente i 3 punti, perché il rigore che sbaglia probabilmente poteva far vincere sicuramente l'Argentina. Per quanto riguarda la partita della Francia, la Francia la vince con un po' di fortuna. Io sono convinto che quello di Pogba non sia gol, ma autogol. Questo poi lo vedremo con calma successivamente. Detto questo, comunque è un gol fortuito. È buona, quindi insomma c'è poco da dire. L'Australia stava difendendo stoicamente, anche bene direi. Poi chiaramente quando ti arrivano questi rimpalli fortunosi, non è un caso comunque che la Francia abbia segnato dopo l'ingresso di Matuidi. Non perché Matuidi gioca nella Juve, ma quanto perché Pogba stava facendo poco e Tolisso è stato letteralmente, fino a che non è uscito, era stato l'uomo migliore dell'Australia. Cioè, Tolisso è una roba. Io ho visto fare, devo essere sincero, non lo guardo il campionato tedesco, però io a Tolisso, io ho visto fare la Champions, io ho visto fare qualche partita nazionale. E credo che tutti quelli che massacravano Marotta per non aver preso Tolisso debbano chiedere scusa al direttore, perché questo è un giocatore oggettivamente scarso, scarso. Se questo è scarso, mentre ho visto un grandissimo Kanté. Cioè io sinceramente, fossi la Juve, sono sincero, io amo Milinkovic-Savic, però se devo rinunciare a Savic per prendere Kanté ci rinuncerei subito, perché è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, di intensità, di recupero palla, insomma, un gran giocatore. Tornando al discorso dell'Argentina, Sampaoli dimostra di essere un genio del crimine, nel senso che tu non puoi tirar fuori Dybala e Higuaín e mettere Pavon, cioè, ma chi adesso? Perché poi non ha fatto nulla Pavon. Quindi, tra Deschamps che tiene fuori Matuidi e fa giocare Tolisso e mette una formazione senza un attaccante, perché Giroud l'ha tenuto in panchina, e tra l'Argentina che Sampaoli che tira fuori Dybala e Higuaín per mettere Pavon. Meza, tra l'altro, ha fatto anche una buona partita, non è stato male. Ma Pavon, ragazzi, cioè, hai Higuaín e Dybala e fai giocare Pavon, cioè meriti proprio di perderla, dai. Meriti proprio di, neanche di giocartela, di perdertela proprio. E fatto sta comunque che Messi, secondo me, l'ho visto troppo schiavo dei risultati anche di Cristiano Ronaldo. Infatti io a un certo punto l'avrei anche tirato via. È vero che Messi non lo puoi tirare via perché è Messi, però arrivati a un certo punto qua, insomma, rischi la qualificazione con questo risultato, eh. Non vorrei dire, ma veramente non è così. Adesso possiamo dire che è un problema per l'Argentina, perché insomma, il girone con Croazia e Nigeria non è proprio scontato. E quindi attenzione, attenzione, perché l'Argentina non può più sbagliare. È chiaro che ha le carte in regola per vincere, per passare il girone. Però non è scontato, non è scontato anche perché bisogna vedere la Croazia cosa farà stasera, come finirà la partita stasera e poi si tireranno le somme. Sicuramente non un buon inizio, soprattutto un pessimo inizio per Messi. Comunque Argentina che dimostra, oltre a tutti i limiti dell'allenatore, di avere dei limiti difensivamente con una difesa che fa acqua veramente da tutte le parti. Così come la Francia che ha gente come Umtiti, che il Barcellona ha messo una clausola assurda sul rinnovo del contratto, ma francamente io Umtiti non avrei nemmeno... Non credo veramente, cioè, mi stupisco a volte di come possano giocare a certi livelli certi giocatori. Comunque, vabbè. Adesso alle 6 c'è. Non ho visto chi era. Mamma mia, mi sono perso la partita. Ah, ecco, Perù-Danimarca e poi stasera Croazia-Nigeria. Forse faccio un post-Croazia-Nigeria. Non riesco a farlo post-Perù-Danimarca, anche perché è una partita che oggettivamente mi interessa poco.
Comunque ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento col prossimo video. Dunque, per ora il mondiale degli Juventini, diciamo, non è che sia proprio, diciamo, è un agrodolce. Vittorie di misura per Matuidi e per chi è che ha giocato ieri, mamma mia. Mamma mia, che vuoto di memoria. Beh, sconfitta per Benatia, pareggio per Dybala e Higuain. E ieri chi è che ha vinto? Mannaggia. Ah, l'Uruguay di Bentancur, ecco, l'Uruguay di Bentancur. E stasera c'è la Croazia con Mandzukic e Piazza. E domani credo che ci sia il Brasile. Adesso staremo a vedere se riesco a fare il video stasera post Croazia-Nigeria, lo faccio volentieri. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!